E dopo il bar annunciato da Binance riguardo Luna Classic, le aspettative non sono state proprio come si pensava. Infatti, la reazione non è stata proprio molto positiva. Nel video di ieri vi ho fatto vedere una stima di quella che era, secondo alcuni utenti, il burn probabile di Binance, ovvero che si aggirava intorno ai 14 miliardi di Luna Classic bruciati, ma come andremo a vedere nell'annuncio, Binance ha detto appunto di aver bruciato soltanto, tra virgolette, 5,5 miliardi circa di Luna Classic per un valore di 1,8 milioni di dollari. Ovviamente la community non ci sta e quindi sta cercando di trovare qualsiasi modo possibile per scatenare altro hype, perché ovviamente se dovesse essere finita così e quindi dovesse continuare così sostanzialmente senza tante altre novità, ovviamente l'hype sarebbe terminato, perché comunque il burn sì è bello abbondante, ma non sarebbe abbastanza per ridurre notevolmente la supply e far schizzare il prezzo come pretendono ovviamente tutti gli holders a un dollaro. Sarebbe praticamente impossibile attualmente, ma anche avvicinarsi a 10 centesimo o a 1 centesimo con il burn attuale sarebbe praticamente impossibile. Ma ci sono comunque delle cose interessanti che andremo a vedere che potrebbero ancora scatenare altro hype. Ciao amico criptomane e benvenuto in questo nuovo video. Se non mi conosci, sono Salvatore e ti aiuterò a capire molto di più del mondo delle criptovalute. Come sempre, prima di iniziare con il video, lascia subito un like per supportarmi, per me è molto molto importante, e soprattutto iscriviti al canale e seguimi su tutti i social se ancora non l'hai fatto. Come è stato annunciato da CZ, il primo burn di Luna Classic è stato dal valore di 1,8 milioni, un burn notevole. Possiamo andare a vedere i dati ufficiali, infatti nell'annuncio di Binance ci sono i dati ufficiali e il periodo di calcolo che va dal 21 settembre al 1 ottobre. Il totale dei Luna Classic bruciati, ovvero 5 miliardi 595 milioni 907 mila 838 e 1 miliardo e 8 circa invece dalla coppia con USDT. Inoltre qui c'è la transazione, quindi se cliccate su questa transazione andrete a vedere tutti i dettagli, quindi della transazione dei Luna Classic bruciati realmente da Binance. Adesso tutti gli holders di Luna Classic stanno cercando altre motivazioni per poter scatenare hype. Come vi ho già detto, oltre al listing richiesto da parte della community su Coinbase e Robinhood, che penso riusciranno ad ottenere con gli hashtag ripetuti su Twitter all'infinito, davvero sono hashtag sempre in trend. Molti holders famosi di Luna Classic stanno invitando gli utenti a cambiare gli exchange, nel senso che stanno invitando gli utenti che comprano ad esempio Luna Classic su KuCoin, che non supporta la tax burn così come fa Binance, a spostarsi appunto su exchange come MEXC, che supporta appunto il tax burn, e soprattutto Binance. Questa è un'altra richiesta che stanno facendo molti holders di Luna Classic famosi, che hanno grosse community, proprio per incentivare sempre di più questo burn. Questo è il grafico attualmente di Luna Classic. Nella giornata di ieri c'è stata questa candela rossa dovuta proprio ai dati di Binance, quindi alle aspettative deluse dal burn, che è stato grande ma non abbastanza da poter giustificare l'hype e la crescita incredibile di Luna Classic. Infatti, se doveste continuare così, come vi ho già anticipato, Luna Classic, ragazzi, non potrebbe andare così su con il prezzo, e quindi ha iniziato ovviamente a scendere. Zona che potrebbe vedere ritracciamento, che potrebbe vedersi ritestare su questa zona qui, che combacia con il 61,8 di Fibonacci, e questa è stata anche una zona di supporto, vedete, precedente, interessante, e quindi il prezzo potrebbe attualmente rimbalzare qui e magari poi tentare una nuova rottura della zona 50% di Fibonacci e ritestare questa zona che è stata appunto già zona interessante di, possiamo vedere, di resistenza, che combacia con il 38% di Fibonacci. Vi ricordo ragazzi che se volete acquistare Luna Classic e qualsiasi altra criptovaluta pagando zero di commissioni attualmente su Bittrex è possibile sul trading spot. Basta registrarvi dal mio referral link che trovate in descrizione. Inoltre da quel link riceverete il 15% di sconto sulle fee per sempre, che vale sia sul trading spot sia sui futures anche quando terminerà questa promozione. Potete andare su Bittrex, registrarvi, tra l'altro non fare la verifica se non volete, e prelevare fino a 20 Bitcoin al giorno, perché Bittrex permette di utilizzare l'exchange anche senza fare la solita procedura che quasi andate nel mercato spot trading, cercate la vostra criptovaluta, ad esempio Luna Classic, Lunch, andate a trovare le coppie di scambio Lunch USDT e andate ad acquistare i vostri Luna Classic. E inoltre vi ricordo che arriveranno tanti altri video riguardo questo exchange molto molto interessante, che sto testando in tutte le funzioni.
dai vari bot di trading al copy trading e tante altre funzioni di Earn. Quindi per rimanere aggiornato, ovviamente iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Inoltre, per chi si registra a BitGet, l'exchange ha messo in palio 1 milione di token BGB che saranno distribuiti tra tutti quelli ragazzi che faranno almeno un volume di 500 USDT. Appunto, il montepremi di 1 milione di BGB verrà condiviso tra tutti. Ovviamente, tutto questo se dovessero esserci nuove importanti novità, come ad esempio il listing su Coinbase, Robinhood, nuove implementazioni di Dax Barn su altri exchange e cose del genere. Ovviamente perché è vero che i volumi di Luna Classic ragazzi sono arrivati al secondo posto dietro Bitcoin, ma in questo periodo i volumi non sono eccessivamente grandi e quindi magari in futuro sì, potrebbero aumentare, magari in tempi di bull run sarebbero stati molto più alti, ma comunque non penso che avrebbero, diciamo, garantito un eccessivo burn alle condizioni attuali. Infatti, andando a vedere sul sito che vi ho fatto già vedere nel video precedente, attualmente la stima è, diciamo, scesa molto. A differenza dei 61 anni di ieri, ce ne vogliono adesso 25 anni per arrivare alla stima dei 10 miliardi. Certo è che già è ridotta notevolmente, magari potrà essere ridotta ancora, ma se non verranno fatti altri cambiamenti importanti, ovviamente ragazzi, questo non basterà a giustificare l'hype incredibile su Luna Classic, perché si verrà ridotta man mano la supply, ma ci vorranno veramente troppi troppi anni e quindi ovviamente il prezzo non continuerà a salire parabolicamente. Altra proposta importante che è stata fatta per quanto riguarda la community e lo sviluppo di Luna Classic, ovvero un incentivo agli sviluppatori. Attualmente non c'è nessun incentivo per gli sviluppatori, i developer sostanzialmente della blockchain di Luna Classic. E per incentivare ovviamente a sviluppare sempre più dApp e quindi far ritornare la blockchain appetibile e interessante con molte applicazioni, è stata fatta questa proposta per indurre appunto un incentivo dell'1% in questo caso. Vi lascio il link se volete approfondire la proposta, che poi ovviamente molto probabilmente sarà votata per vedere se verrà approvata. E questo potrebbe essere interessante perché appunto se verrà approvata magari ci sarà un incentivo in più per poter sviluppare su questa blockchain e farla tornare magari più interessante. Inoltre voglio lasciarvi con questa schermata per farvi capire attualmente i burn da dove sono arrivati. Binance è il maggiore address che appunto ha bruciato più Luna Classic, poi troviamo la tassa dell'1,2%, il Lunatics Token, MEXC, che è appunto l'altro exchange che anche supporta il Barn, e possiamo dire che ragazzi attualmente sono stati bruciati miliardi e miliardi di Luna Classic, miliardi che però non bastano perché sappiamo che la circulating supply di Luna Classic ragazzi è di trilioni e quindi anche un burn di 5 miliardi praticamente è una gocciolina nel mare rispetto alla supply totale ovviamente di Luna Classic. E appunto per far schizzare il prezzo, soprattutto anche nei prossimi anni ovviamente, ci sarebbe bisogno che questa tassa aumentasse di più. È anche vero che comunque con la tassa attuale una riduzione nel tempo della supply avverrà. Anche se dovessero esserci bruciati 5-10 miliardi ogni settimana, una riduzione avverrà. Ma questa riduzione non sarà davvero drastica per giustificare l'arrivo di Luna Classic a 1 dollaro, almeno non con il burn attuale. Come sempre, ragazzi, grazie del supporto. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e seguirmi su tutti i social se ancora non l'avete fatto, per rimanere sempre aggiornati. E noi ci vediamo con un nuovo video.